Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e con questo breve video ti voglio spiegare perché non facciamo preventivi online. Non le facciamo perché noi abbiamo un sistema di lavoro che è il sistema Bisacchi e in questo sistema è prevista una consulenza approfondita che possiamo fare faccia a faccia o in periodo di emergenza come nel coronavirus ad esempio, possiamo fare anche direttamente online, quindi con video, con audio e con la condivisione dello schermo. E un'intervista solitamente dura almeno un'ora, anche un'ora e mezza, due nei lavori più complessi, e io con tutto quello che raccolgo durante questa intervista sono in grado di capire le tue esigenze e di farti una proposta veramente fatta su misura. Altrimenti potrei fare come la maggior parte dei miei colleghi, mandarti un preventivo via mail con soluzioni standard, magari anche con più alternative, e questo tipo di attività non farebbe altro che confonderti ulteriormente le tue idee, mentre con una consulenza approfondita e con una proposta mirata sui tuoi bisogni e sulle tue esigenze sono sicuro che troverai questa soluzione molto chiara e fatta apposta per te. Il motivo è semplicemente questo. Quindi, se vuoi affidarti al sistema Bisacchi, vediamoci di persona per una consulenza o con una videoconsulenza se è un momento di emergenza o se la nostra distanza è talmente elevata che non è facile vedersi fisicamente. Questo te lo dico perché noi per lavori importanti come nuove costruzioni o ristrutturazioni molto grandi ci spostiamo anche di regioni. È facile avere un lavoro a 3, 4, 500 km, quindi il primo appuntamento si potrebbe fare appunto con la videoconsulenza. Poi lo dico sempre a tutti i miei clienti, io preferisco che anche se uno è convinto, ha visto le foto, ha visto le idee, ha visto le soluzioni e vuole andare avanti, a me piace che lui venga da me, alla Bisacchi, a Gabettola, così vede l'azienda, vede le persone, vede chi costruirà i suoi infissi, chi li verrà a installare, che è la stessa persona, vedrà la struttura, vedrà le cose, le toccherà con mano, perché preferisco essere sicuro che tutto quello che dico e che cerco di trasferire venga poi non solo percepito ma anche trovato uguale a come gliel'ho detto. La serietà e la trasparenza prima di tutti. Meglio vendere 100 finestre meno ma avere più clienti soddisfatti. Questa è la regola, altrimenti non potremo avere tutte queste recensioni positive. Magari vendiamo meno finestre ma siamo più onesti. Ciao e al prossimo video.